La nostra ricerca inizia sull'altipiano anatolico. In Turchia centro-settentrionale si trova il sito di Ushakliyuk, forse l'antica città ittita di Zippalanda, sede del tempio del dio della tempesta. Nei grandi edifici monumentali, risalenti al periodo ittita, abbiamo rinvenuto centinaia di frammenti di grandi piatti in ceramica di impasto grezzo. Si tratta di una forma caratteristica del periodo, pressoché l'unica fatta a mano, usata probabilmente per la cottura di cibi. Una delle ipotesi correnti è che questo tipo ceramico venisse usato per la cottura del pane, forse delle tipologie specifiche di forma schiacciata, simile alle moderne pide, un tipico piatto turco tendenzialmente assimilabile alla pizza, o al pane tradizionale detto yufka ekmek, molto simile al pane karasau sardo. Abbiamo accuratamente analizzato tutti i frammenti archeologici rinvenuti ad Ushakli. Abbiamo condotto analisi archeometriche sulle argille e gli inclusi, analizzando le tecniche di lavorazione e di finitura superficiale, la posizione delle tracce di fuoco, le tracce di uso e gli eventuali residui conservati sulle superfici. Si è poi deciso di riprodurli sperimentalmente, per indagarne il processo produttivo e in particolare l'uso. Abbiamo ricercato e testato le stesse argille e degrassanti che, in base all'analisi di laboratorio, potrebbero essere stati utilizzati nel periodo ittita per la fabbricazione dei piatti, lavorando le materie prime per preparare impasti ceramici secondo quanto emerso dalle analisi archeometriche. Una volta preparati gli impasti, siamo passati alla sperimentazione della foggiatura, dalla messa in forma alla finitura. Infine, i piatti riprodotti sperimentalmente sono stati cotti in una fossa appositamente predisposta. Il confronto etnografico rappresenta un'utile risorsa nell'indagine delle antiche pratiche culinarie. Nel piccolo villaggio di Tashlik, dove si trova la casa della missione, le donne si radunano ancora, all'incirca una volta al mese, per la panificazione del tradizionale yufka ekmek. Si tratta di un impasto semplice di farina, acqua e sale. L'impasto viene prima diviso in pagnotte e fatto riposare. Al momento della lavorazione, le pagnotte vengono sistemate al centro della stanza che ospita il forno, mentre le panificatrici si dispongono intorno. Ognuna dispone di un basso tavolino di legno, sistemato sopra le gambe. Le pagnotte vengono stese e allargate sul tavolino con un sottile mattarello di legno, ruotato velocemente fino a ottenere una focaccia larga e sottilissima. Ancorché con risultati discutibili, anche noi ci siamo cimentati nella stesura dello yufka ekmek. Il tentativo di Giacomo, unico uomo nel consesso femminile, suscita la maggiore ilarità. Una persona è addetta al fuoco, che alimenta costantemente con un combustibile molto economico, per lo più paglia e sterco raccolti nei pascoli circostanti, e si occupa anche della cottura. Le focacce vengono cotte per circa 2-3 minuti sul sach, una grande padella in metallo rovesciata tenuta rialzata sulle braci. Appena pronte, le grandi focacce vengono impilate. Proprio come il pane karasau, il pane yufka si conserva molto a lungo, anche per diversi mesi, e questo lo rende un prodotto di grande utilità e versatilità. I piatti ittiti sono in genere più piccoli del sach, e il prodotto da cuocere veniva probabilmente disposto all'interno della leggera concavità del piatto, nella vasca e forse sull'ampia tesa. Le signore di Tashlik ci hanno lasciato usare alcune pagnotte dell'impasto di yufka. Noi li abbiamo adattati alle dimensioni dei piatti, quindi le focacce sono risultate più spesse, forse più simili alle pide. La cottura sui piatti sperimentali, disposti sulle braci, ha richiesto solo qualche minuto in più. Abbiamo sperimentato la cottura anche di alcuni frutti. I piatti hanno resistito bene all'uso sulle braci e il risultato è stato molto gradevole. Alla fine, l'aspetto dei piatti sperimentali testati sulla brace era decisamente conforme a quello dei frammenti archeologici. Ancora non siamo riusciti a stabilire quanto a lungo il pane ittita sperimentale di Ushakliyuk si possa conservare. La prossima volta metteremo da parte un campione.